Ma chi siete? Chi lo siete? Cosa siete? Cosa siamo diventati? Chi siamo? Ho visto due o tre artisti, mi ha fatto vedere le foto, i selfie che abbiamo fatto nel 2006 e lui era pelato, adesso c'ha i capelli, era biondo con gli occhi azzurri, adesso c'è la castani. Siamo cambiati, non siamo cambiati, chi siamo? Oggi io sono arrivato a Napoli ieri sera, oggi abbiamo mangiato io, Gunther Paoli, che è una persona straordinaria che gira il mondo, un manager, eravamo io, Gunther Paoli, che parlicchia l'italiano, prevalentemente parla in inglese, Luigi Di Maio e Casaleggio. Allora è successo questo, che ogni volta che parlava Gunther traduceva in inglese Di Maio, io non capivo più un cazzo. Allora può succedere qualsiasi cosa al mondo, allora, qualsiasi cosa. A un certo momento, dato che poi Gunther parla l'italiano, Gunther parlava in italiano, Di Maio traduceva in inglese e Casaleggio mi traduceva Di Maio in italiano e in inglese. Ma non si capisce più niente. Chi siamo? Oggi il record mondiale, il premio mondiale della pasta che hanno fatto a Parigi, della pasta, gli spaghetti, ha vinto un giapponese con le penne al gorgonzola. Ma non si capisce più, ma può succedere qualsiasi cosa. Allora chi siete? Chi siamo? È inutile pensare che abbiamo la stessa identità di 10 anni fa. Non è così. Siamo diversi dentro. È inutile che avete questi sguardi, sono passato un po' così, avete questi sguardi quasi depressi, un po' di depressione. Ma no, dovete capire una cosa, che non dovete prendervi la depressione per voi e inserirla nella vostra anima. Non è questo il procedimento. Non è la depressione nel vostro lavoro, nella vostra famiglia, nei vostri affetti e nella politica, non è quella, la depressione è cosmica, ci siamo dentro, viviamo in un momento che scompaiono vegetali, animali, foreste, scompaiono culture, dialetti, popoli, e allora questa depressione è cosmica e ci sei dentro, non puoi fartela tua, è giusto che tu sei depresso, perché se tu non fossi depresso saresti pazzo. Non siamo più quelli che eravamo. È come il paradosso di Teseo. È famoso il paradosso di Teseo. Teseo andava da Sparta ad Atene con la nave, poi tornava indietro, cambiava i pezzi. Finché ha cambiato tutti i pezzi della nave, allora la domanda che vi faccio è: la nave di Teseo era quella giusta o era un'altra nave? Se hai cambiato tutti i pezzi, che cos'è? Noi abbiamo cambiato pezzi dentro. E questo è un momento che dovete percepire come un momento straordinario, straordinario che parliamo... Fermi, Dio. State fermi adesso. Tanto tempo che non mi rivolgo più a voi, maledetti! Allora, noi siamo questi, siamo cambiati, ed è giusto questo cambiamento. Quando senti il segretario del PD che dice tu vali tu, ma è meraviglioso, non si capisce cosa cazzo voglia dire, ma è meraviglioso perché sta seguendo nei concetti delle nostre cose, uno vale uno. E quando Renzi pianta un albero, ogni iscritto che fa, adesso ha piantato due piantine, ma
Ma è meraviglioso, vuol dire che siamo così. Non dobbiamo più essere quelli che espongono gli striscioni con le poltrone. Dobbiamo fare questi grandi successi, perché è un grande successo il taglio dei parlamentari. Ma volare bassi e dire l'avete voluto anche voi, è un'idea vostra, prendetevela. Avete capito cosa significa adesso? Significa dare una narrazione al PD, dare una narrazione a migliaia di giovani che vogliono un linguaggio, dei motivi, una narrazione, una visione che noi abbiamo avuto, anzi io ho avuto! Italiani! E allora, le parole. Io ho vissuto di parole, tutta la vita di parole. Ho vissuto... Guardate come siete vestiti, abbassatevi. Io ho vissuto di parole tutta la vita. Quando sento, che qui ho visto, prima c'è stata una specie di porta a porta. E allora noi corriamo il rischio di riempirci di parole, cui ognuno dà un significato diverso, lo capite? Sostenibilità, futuro sostenibile, economia sostenibile. Dobbiamo fare l'economia sostenibile. Ma che cos'è? Lo sviluppo, che cos'è? La parola sviluppo, da dove è nata? Chi l'ha fatta? Chi l'ha inventata? Sviluppo. Quando ero piccolo io, l'ha usata Truman per dire nei paesi in via di sviluppo, ma lo sviluppo, che la prima parola che ho sentito io è il mio medico. Avevo un testicolo in ritenzione... Avevo un testicolo in ritenzione nello scroto e continuava a dire questo medico a mia mamma: scenderà quando avrà l'età dello sviluppo. E cazzo! Lo sviluppo! Che tipo di sviluppo è? Allora io vi dico chi siamo, guardatevi dentro. Guardatevi dentro, è inutile che facciamo... Oggi l'Europa sta perdendo assolutamente il predominio di tutto. Il predominio della cultura, dell'economia, di qualsiasi cosa. E noi parliamo come ho detto nel video, parliamo di cose che magari conosciamo appena, parliamo di l'economia circolare, il rifiuto deve essere la materia prima di un'altra azienda, ce ne sono pochissime che fanno queste cose, ma io ho girato in questo tempo, non sono stato fermo, io sono curioso, è tutto a mie spese, lo capite cosa sto provando io in questo momento di fronte a questi parlamentari da 6.000 euro al mese? Lo sapete? Maledetti! E giro, vado. Allora l'ambasciatore mi hanno invitato in Cina, sono stato in Giappone. Sto guardando cosa succede nel mondo. Sto guardando dove hanno problemi di città. Sono andato in India, ma non a fare il guru del cazzo. Sono andato a vedere una cosa che passa ogni immaginazione umana. Non è vero che sono stato in India. Ho letto solo un libro. E intanto mi convinco, il mio cervello si convince di cose che non esistono. Ho un cervello, il caos, parlavo del caos, ma noi nasciamo dal caos. Parliamo di CO2, non sappiamo neanche cosa sia. Noi siamo nati dalla CO2, dovremmo ringraziare la CO2 quando dal magma è uscito il primo essere vivente che respirava CO2 e l'ossigeno era veleno. Ci siamo abituati piano piano a respirare il nostro veleno che era l'ossigeno e noi cambieremo. Cambieremo noi, non la terra, cambieremo noi. E quando parliamo il clima, bisogna fermare il clima. Io che mi sono occupato di clima e di ambientalismo per tutta la vita, vi dico che è difficile, quasi non è più possibile, non è possibile che mentre noi stiamo parlando di fare, di risparmiare, di mettere i sensori, di andare in bicicletta, di togliere le macchine e fare le elettriche, 4,5 miliardi di asiatici stanno triplicando il loro PIL. Il Bangladesh sta raddoppiando il PIL, sta raddoppiando il PIL e dimezzando il Bangladesh, dimezzando la loro povertà. Il Pakistan, l'India e la Cina sono miliardi di persone che adesso pompano PIL, pompano servizi, vogliono la nostra vita, la nostra qualità della vita. E non puoi dire in nome dell'inquinamento voi non lo potete fare. Che cazzo di discorso è? È una questione di democrazia.
E allora questa cosa, la democrazia, e poi è il tuo cervello. Il tuo cervello non percepisce cose, comportamenti che possono essere a beneficio di qualcuno fra 10 anni. Il tuo cervello ragiona adesso, subito, lì, in questo momento. E allora il tuo comportamento che potrebbe risolvere magari il problema di salute di qualcuno fra 10 anni, al tuo cervello non gliene frega un cazzo, niente. È lì. E allora quando il tuo cervello sente dire la temperatura sta aumentando in tutto il mondo, ma quest'anno abbiamo avuto l'inverno più freddo della storia, il tuo cervello si paralizza. E allora dobbiamo capire e adattarci, capire che andremo verso qualche cosa di strano. Capire che dobbiamo fare coesioni economiche, andare a vedere cosa fanno là dove hanno risolto dei problemi. In India fanno ogni 12 anni, c'è questo raduno sul Gange di 7, 8, 100, 200 milioni, comunque ogni 12 anni costruiscono una città da 7 milioni di abitanti con un turismo da 100 milioni di abitanti. Da niente, dove c'è il Gange, quando il Gange si ritira, costruiscono una città da 7 milioni di abitanti, usando 4 elementi, la stoffa per le basi, il bambù, la plastica e altra stoffa per i tetti, ma una città con le fogne, con un commissario che dedica gli spazi, l'urbanizzazione, i mezzi pubblici elettrici, i pali della luce, 1400 telecamere. C'è pronto soccorsi, ospedali, una città da 7 milioni di persone che dura 55 giorni, poi la smontano e torna al Gange. E il Gange dice: avete smontato? Perché è mio lì dove state costruendo. Il Gange torna e trova tutto e dice: vi ho permesso anche questa volta di sedervi col culo sul mio territorio. 7 milioni di persone in una città costruita e smontata dopo 55 giorni. Se andate a Mumbai c'è il palazzo del cinema, migliaia di persone vanno a vedere i film e il palazzo è di cartapesta e gesso, fatto benissimo, bello, poi lo smontano e torna tutto come prima. Questo tipo di ingegneria dello smontaggio, del costruire per poi togliere e dare i pezzi a chi gli serve, noi siamo indietro 1000 anni rispetto agli indiani. Noi il 50% di tutti i supermercati che costruiranno e hanno costruito, fra 10 anni saranno vuoti, saranno lì, crisalidi, messe lì, in campi di cemento. Non sappiamo neanche cosa vuol dire un'urbanizzazione così. In Cina le macchine, il problema delle macchine, il problema delle automobili, non c'entra fare le elettriche o no. Io che giravo con la macchina di Giorgio, ve lo ricordate? Facevo respirare dallo scappamento, ci mettevo delle essenze di menta e stappavo i bronchi. Pensa, cioè, volevo venire qua per metterci poi nello scappamento Conte, perché c'ha quelle adenoidi lì che dovremmo stapparlo un po'. L'unico difetto che ha, a queste adenoidi, ho fatto una... E allora, io ho girato tutte le tecnologie, problema delle batterie, problema delle... ma ci vogliono le menti, ci vuole il sogno, chi costruisce automobili, pensa di fare l'auto elettrica che fa da 200 all'ora. Sono fuori tema completamente, Poi l'accumulo dell'energia, con cosa fai l'energia? Oggi c'è l'eolico ad alta altezza. L'eolico preso a 200 metri, che c'è sempre vento, le maree, le correnti sottomarine, il geotermico, c'è tutto, ci sono tutte tecnologie su cui puntano i 4 miliardi e mezzo di persone. E togliere le macchine dalle città non è semplice. In Cina ci provano e riescono, perché dicono: bene, vuoi la targa, costa un sacco di soldi, a meno che non sei a idrogeno elettrico, se non la paghi la targa, se no ce l'hai gratis.
fanno queste leggi qui, i cinesi, pensa a te, i cinesi, poi dicono la tua macchina gira più di 18 ore al giorno, bene, non paghi l'energia, te la diamo gratis, perché così la stessa macchina porta in giro diverse persone, lo stanno facendo i cinesi. Se vuoi comprare un'auto in Cina e sei da solo paghi 7.000 euro una macchina, se sei in due ne paghi 4.000. Ci arrivano i cinesi, cinesi, che noi pensiamo che arrivino qua e abbiamo questa paura del cinese. Il cinese è primo in tutti i settori, è un'economia di scala che non puoi fermare in nessun senso, in nessun genere, non si ferma. Un'economia così non è mai prima in tutti i sensi, nell'era spaziale, nel fotovoltaico, nell'energia, in tutti i settori. Oggi il commercio sta cambiando in un modo velocissimo e noi siamo qui a dire onestà, onestà, onestà. Noi siamo quelli lì ancora. Cazzo, sta cambiando la velocità. Oggi le cose trasportate sono già cambiate. Se aprite un container sono cose diverse. Oggi puoi produrre, disegnare, prospettare, disegnare, costruire e consegnare un prodotto dal tuo iPhone, porca troia. E lo fanno i cinesi. Senza muoversi. E noi con i container, noi facciamo, abbiamo 600 milioni di chilometri fanno le navi container. 600 milioni di viaggi, 600 milioni di viaggi con 600 miliardi di chilometri. Cioè 17.000 volte il giro della Terra. E una nave container media inquina in un anno come 50.000 automobili. E noi dico andiamo col monopattino. Andiamo col benissimo, andiamo col monopattino, andiamo in bicicletta, andiamo a piedi, ma abbiamo queste forze che arrivano. E la nostra forza, la nostra unica vera forza, che non ce l'ha nessuno, perché vai a vedere tutte le grandi industrie anche in Giappone, in Cina, vai a New York, vai in qualsiasi posto, vai a vedere chi progetta. C'è un italiano, chi progetta i software, gli algoritmi, sono gli italiani. Noi siamo i numeri uno come creatività. E dato che le cose, il PIL, metà del PIL dei prossimi 10 anni sarà immateriale, cioè di creatività, possiamo fare il balzo, essere i numeri uno nel mondo. E io questo ci credo. E non voglio che voi rimaniate lì a essere sempre quelli, PD. Vaffanculo a voi questa volta. Noi non avevamo scelte, di là c'è qualcosa di informe che va lì, che si alimenta di piccoli odietti di paese. Ma no, ma voglio dire, io non ce l'ho, per l'amor di Dio. Noi dobbiamo creare storie, ragazzi vogliono storie, vogliono capire come va il mondo. E ormai con internet si sanno queste cose. Io ho fatto successo all'inizio dicendo queste cose quando internet, lì c'erano quei Commodore grandi, c'era l'internet, stavi lì, cliccavi, stavi lì un quarto d'ora a cazzo, la cosa bip bip come si spegneva. Adesso è una roba straordinaria. Abbiamo informazione che è depistata, camuffata, falsa, finta. Non sai più nulla di chi te la dà, chi la riceve, se è vera o falsa. È un momento strano questo, molto strano. Guardate dentro a voi e fate un'analisi di chi siete. Ci sono altre cose nella vita. Ecco perché io mi piacerebbe che il PD, la sinistra e tutte le forze liberali veramente portassero avanti, oltre al reddito di cittadinanza, un reddito universale per tutti, per diritto di nascita. Quando sei vivo nasci con un reddito, cazzo, ma è pazzesco, è l'unica forma, creatività e reddito, diventiamo i primi nel mondo. E quanti Leonardo da Vinci ci sono in Italia? Quanti Rubens ci sono che magari fanno disegni per automobili? Quanti Shakespeare lavorano magari per fare il marketing a una banca? Tiriamoli fuori, tanti giovani, migliaia di persone sono convinte di avere un posto di lavoro, non hanno un posto di lavoro, hanno un posto di reddito e sono per il reddito costretti a fare qualsiasi cosa. No, io ti do un reddito, poi sei tu che scegli il lavoro, non il lavoro che sceglie te. E con questa massima grillina, Dio mio, i grillini, io ho sempre desiderato essere un diminutivo. Io vi abbraccio tutti,
andate, spargete il verbo. Spargete il verbo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Aspetta. Cazzo. C'ho questo cervello. Ora devo dirvi questo. Io soffro di una malattia strana, ve lo devo dire. No, state zitti. Che è vero. Che quella è la causa di tutto. È la causa perché non dormo. Ho scoperto cos'era. Ho le apnee notturne. Me ne sono accorto dopo anni. Dopo anni mi sono accorto, mi sono registrato col telefonino. Oh, queste cose, mi sono spaventato, sono andato dai medici. Ho fatto tutte le prove elettroniche. Ho l'apnea. L'apnea è una cosa subdola. Che coinvolge il cervello. Guardate dove arriva il cervello. Il cervello, come tu vai in apnea che non respiri, il cervello dice: attento, stai morendo, ed emette una sostanza automaticamente che ti fa andare in bagno a far pipì. Quindi io mi sono sempre alzato a far pipì 3 o 4 volte e ho fatto cura per la prostata da tutta la vita. Ho detto: è la prostata. Non è la prostata, è il cervello che si vendica della prostata perché gli sta sui coglioni la prostata. Hai capito? Perché quando nasciamo il cervello è grosso e la prostata è piccola va bene, allora un'altra idea che io condivido, che l'ha tirata fuori uno della sinistra, ben vengano queste menti perfette, il voto ai sedicenni, e tutti dire: ma che cazzo, non capiscono un cazzo i sedicenni, non capiscono un cazzo. Allora vi vorrei dire una cosa: l'età media dei premi Nobel per la chimica e per la fisica, quelli che progettano il mondo, è 45 anni, la media. Vuol dire che prendono il Nobel dopo 10 anni di studio, vuol dire che studiano da 20 anni, e dai 20 anni ai 22, dai 18 ai 20, hanno le idee straordinarie da cambiare il mondo. Vi cito per esempio uno che aveva 20 anni, che ha fatto la base dell'algebra, ha inventato la matematica, si chiamava Galois. Galois aveva 20 anni. Galois era un matematico di 20 anni, di 18 anni, pensate. Ha scritto 60 pagine, le ha consegnate all'Institut de Grandeur de Mathématique, de la Physique et de l'Intelligence, de la Situation de all'Académie. Poi il giorno dopo ha affrontato uno in duello ed è morto in duello a 21 anni. Quando hanno preso queste 60 pagine e hanno guardato l'Académie delle Française e della Rossi della Situation, non hanno capito un cazzo, l'hanno cestinato. Dopo 20 anni hanno tirato fuori quegli studi lì, che erano avanti ancora 20 anni, ed è stato quello che ha inventato la moderna interpretazione della matematica e dell'algebra, un ragazzo di 20 anni. Darwin stava andando a fare il corso di catechismo per diventare un prete a 18 anni. Per diventare un prete, mentre andava dal prete, è arrivato lì uno con la bagel, con questa nave, e tu vieni a fare un giro, andiamo a fare un giretto. Ma no, devo farmi prete, e poi vai dopo. È salito, l'ha portato alle Galapagos, ha visto il caos delle barriere coralline, questo caos, Dio mio, e dal caos nasce la più grande teoria dell'evoluzione dell'uomo. Me ne porto migliaia di cose così. Pascal, il più grande fisico del mondo. Ma perché diventa rivoluzione la fisica e la biologia Pascal? Perché un cazzone di Marchese, il Marchese de la Mer, gli dice: mi fai per favore due righe, perché devo andare a giocare. Devo andare a giocare, gioco d'azzardo. E lui gli scrive un moduletto di probabilità di calcolo per vincere al gioco d'azzardo. E diventano le basi della fisica moderna. Einstein,
La teoria della relatività l'ha avuta 20 anni, 18. Quando è andato al Politecnico di Zurigo l'hanno mandato via perché era scarsamente intelligente. Il suo insegnante di matematica gli ha detto: c'hai giovani, non capisci un cazzo. Ad Einstein! Maledetti! Maledetti! Che ce ne fossero! Che ce ne fossero voti a 16 anni. Noi siamo l'unico paese che per votare al Senato dobbiamo avere 25 anni. Metà mondo è sotto i 24 anni. Vuol dire che 3 miliardi di persone sono sotto i 20 anni. Ma vi rendete conto? Vai in Tunisia, in Marocco, in Iran. Ventenni! E noi 16 anni sono scemi. Cosa gli dai? Poi votano i genitori. Quindi io vi prego, se non condividete questa idea, allora ci sta proprio un bel vaffanculo a voi. Ciao a tutti. Vai. I need you. I want you.